urgent pleas to save the rainforest as the Amazon burns. One NASA scientist saying nearly all the fires at satellites see in Brazil were started by people. Igniting palm trees here on the Bolivian-Brazilian border, fueled by wind, the flames leaping across the dry brush. A Amazônia brasileira registrou em agosto o maior número de incêndios dos últimos 12 anos. Sono più di 50 anni che sentiamo dire che la foresta amazzonica sta scomparendo a causa degli incendi e della deforestazione. Negli ultimi 50 anni il Brasile ha perso quasi 800.000 km quadrati di foresta pluviale. Negli ultimi 5 la deforestazione è cresciuta a una velocità spaventosa. Under Bolsonaro's administration, we lost an area more or less the size of Switzerland in the Amazon. Le regioni più colpite sono state il Mato Grosso e Pará. Ora è il turno della Rondônia. In percentuale è stato disboscato il 17% della foresta amazzonica originaria. The Amazon is getting very close to what some scientists call the tipping point. Per tipping point si intende il punto di non ritorno, oltre il quale l'Amazzonia si trasformerebbe in una savana. Questo accadrebbe se dovessimo arrivare a disboscare il 25% della foresta. E se continuiamo così, manca veramente poco. L'Amazzonia è fondamentale per gli equilibri della Terra, perché aiuta a mantenere una temperatura che rende possibile la nostra vita su questo pianeta. La sua vegetazione non solo converte anidride carbonica in ossigeno, ma immagazzina particelle di carbonio, che se fossero rilasciate tutte in atmosfera, farebbero aumentare moltissimo le temperature del pianeta. È per questo che se perdessimo il nostro polmone verde, perderemmo anche ogni possibilità di contenere il cambiamento climatico. Perché ogni volta che bruciamo un campo, quel campo esala gas serra. Solo nel 2020 è stato deforestato l'equivalente di 3.500 campi da calcio al giorno. E la principale ragione per cui deforestiamo l'Amazzonia è una: la produzione di carne, che già oggi occupa il 77% del terreno agricolo mondiale. Allora mi sono chiesta, quanto è profondo il legame tra carne, clima e deforestazione? Per capirlo abbiamo deciso di andare in Brasile, il più grande esportatore di carne al mondo e anche il più grande produttore di soia, che per l'80% viene usata come mangime per il bestiame. Tutto inizia negli anni 70, quando il Brasile vede nell'Amazzonia una possibilità per far crescere l'economia del paese. Il governo inizia a offrire appezzamenti di terra ai lavoratori impegnati nella costruzione dell'autostrada transamazzonica. Proprio in quel periodo, nel mondo il consumo di carne inizia a crescere vertiginosamente e chi è riuscito ad accaparrarsi un pezzo di terra inizia ad allevare bestiame e a coltivare soia. Man mano che la richiesta cresce, i proprietari terrieri allargano le loro proprietà. E in uno stato come il Brasile, che vuole crescere economicamente e dove la foresta amazzonica copre 3,6 milioni di chilometri quadrati del suo territorio, la deforestazione si allarga a macchia d'olio, da sud verso nord. Os municípios no entorno, né, no norte do estado, estão diante ali dos dados de aumento de desmatamento, aumento do número de queimadas. Oggi il confine è arrivato in Rondônia, lo stato amazzonico più deforestato, che ha già perso un terzo della sua foresta pluviale. Noi siamo andati precisamente qui, nella terra dei Caripuna, un'area di 150.000 ettari che nel 1998 il governo brasiliano ha riconosciuto di proprietà esclusiva di questa comunità indigena. La terra dei Caripuna è un esempio perfetto di quello che sta succedendo in Amazzonia. Nel 2022 è stata la terra indigena più deforestata tra quelle della sua regione. Caripuna significa persone vere, persone che da sempre vivono in armonia con la foresta. Prima degli anni 70 i Caripuna avevano raramente avuto contatto con l'esterno e i contatti erano stati per lo più positivi. Ma dopo le incursioni degli anni 70 la situazione degenera. Sempre più persone violano il loro territorio e le loro leggi. E i Caripuna entrano a contatto con virus e batteri contro i quali non hanno anticorpi. In meno di 40 anni, i superstiti sono meno di 10. Oggi sono riusciti a ripopolare la loro tribù, ma il rischio che la loro comunità si estingua è ancora molto alto. O que nós tentamos fazer é fazer um trabalho de fiscalização constante
Lei è Gisele Bleggi e come procuratrice generale della Repubblica in Rondônia si è trovata spesso a occuparsi di ambiente e diritti degli indigeni. Una terra indigena carifuna, con certezza è una terra indigena che già vem soffrendo a lungo dos anos essa pressão, né? Essa ação antropica di invasori. Nel nostro viaggio verso il villaggio dei Caripuna incontriamo subito gli effetti della deforestazione. Appena fuori la città ci sono coltivazioni di soia sconfinate che hanno trovato spazio lì dove prima c'era la foresta. E man mano che ci inoltriamo in quelle che sarebbero terre protette, vediamo come fattorie, allevamenti e industrie legate all'agrobusiness hanno prepotentemente preso possesso di questi territori. Varcato il confine della foresta, troviamo i resti di un incendio di qualche settimana prima. L'odore di bruciato è ancora forte. Che tá tudo morto. Non tem mais aqui, tudo que tinha morreu, tudo. Animais, outro aqui, esse espaço aqui tá tudo morto. Terra também já, ó, tá morto. Lui è André Caripuna. È stato recentemente nominato come nuovo leader della comunità. Ora il futuro della sua gente e del suo territorio è nelle sue mani. Eles estão entrando aqui para poder tentar tomar nossa terra aqui do Caripuna, né? E para depois criar gado. La terra dei Caripuna è un'area protetta. Nessuno potrebbe entrare e deforestare. E por lei isso aqui não deveria estar acontecendo porque uma terra homologada e registrada perante a lei brasileira, mas infelizmente está acontecendo. Pattugliare un'area di queste dimensioni è praticamente impossibile. E molte persone invadono senza farsi scrupoli, sapendo benissimo che si stanno spingendo dentro un'area protetta. E il ciclo della deforestazione si ripete sempre uguale. Funziona così. Primeiro eles entram, marcam o espaço, né? E depois eles derrubam. Poi, dopo qualche settimana, qualcuno torna e si porta via i tronchi degli alberi più pregiati, per venderli come legname sul mercato internazionale. Poi brucia tutto il resto. Depois de queimar aí que eles escolhem se vai colocar soja ou se vai para gado. Solitamente chi ruba un pezzo di terra lo fa attraverso l'allevamento. Semina erba da pascolo in un terreno reso fertile dall'incendio e poi ci mette il bestiame, rivendicando quello spazio. Il giorno dopo ci incontriamo all'alba e navighiamo per ore in mezzo alla giungla verso una zona che è stata attaccata dagli invasori e che ora è pronta per essere trasformata in un pascolo. Mentre viaggiamo tra alberi maestosi, liane, uccelli, farfalle, penso a una cosa, che senza persone come i Caripuna sarà impossibile preservare la foresta. Perché loro, a differenza di governi e interessi economici, riconoscono più valore nel proteggerla che nel distruggerla. André ci apre un sentiero nella vegetazione fitta. E ci ritroviamo davanti a un'immensa distesa di erba ormai più alta di noi. Non passerà molto tempo prima che su quel terreno compaia il bestiame. Dopo mesi comparirà anche un rudere e poi una persona che rivendicherà il suo diritto di stare lì. E quando il bestiame avrà eroso il suolo e l'erba avrà smesso di crescere, si darà di nuovo fuoco a tutto e si pianterà una monocoltura di soia. Mentre ci spiega queste cose, André non è a suo agio. Ha paura che qualcuno possa vederlo. I Caripuna avevano deciso di costruire un nuovo villaggio vicino al confine della deforestazione per contrastare gli invasori. Mas aí na luta e fazendo o nosso dever, que é cobrar o governo e fazendo as denúncias, né? Ma questi, quando se ne sono accorti, hanno incendiato tutta l'area intorno al villaggio, lasciando un messaggio molto chiaro. Você, meu vizinho, amigo. Meu papel como ativista e liderança de indígena do povo Caripuna é denunciado. É bom lembrar que indígenas estão sendo assassinados. Lui è Adriano Caripuna, un membro della comunità che ha scelto di lasciare il villaggio per studiare leggi a Porto Velho. Aiuta la sua tribù denunciando al mondo le azioni di deforestazione che hanno distrutto la sua terra. A seguito delle sue denunce ha ricevuto diverse minacce di morte. Per questo ha preferito essere intervistato nella stanza privata di un hotel. Noi Caripuna già fomos ameaçados di morte
que já disseram que a qualquer momento vai nos pegar, tanto na curva do rio ou na estrada. I Caripuna rispondono a queste minacce senza usare la violenza. Sanno che per ottenere più protezione sarà più efficace lottare sul piano legale e mediatico. Esiste muitas discussões muito romantizando e tripudiando da luta dos povos. Eu não tenho essa romantização. Eu falo a verdade. Meu território está sofrendo, meu povo está sendo ameaçado, minha floresta está acabando, o rio está contaminado. Ma difendersi sul piano legale finora non ha portato molti frutti. Infatti, tra agosto 2020 e luglio 2021 sono stati rilevati 850 ettari di terreno deforestato. Apesar de a gente fazer várias denúncias e cobrar, o Estado está fazendo muito pouco e foi feito muito pouco até aqui. Il paradosso è che chi deforesta riesce poi a ottenere legalmente quelle terre. Aqueles que querem a terra, eles se tiram no poder de invadir. E na verdade a frase que ficou famosa no mundo todo, né? Vamos deixar a boiada passar. O ministro do meio ambiente proferiu isso. E espandir o máximo que fosse possível. Negli ultimi 4 anni, il governo di Bolsonaro ha dato un informale via libera alla deforestazione. Operações que poderiam ocorrer mensalmente estavam ocorrendo 6 meses. Então, realmente, a gente teve um atraso, uma perda muito grande durante esses 4 anos que a gente não conseguiu avançar em nada. A gente não conseguiu trabalhar. E Bolsonaro ha fornito una giustificazione ideologica per la deforestazione. Gli indigeni hanno troppa terra senza farsene niente, mentre questa stessa terra potrebbe essere resa produttiva e contribuire all'economia del paese. Questo discorso non è lungimirante. Come riportava già questo articolo del New York Times del 1992 durante il primo vertice sulla deforestazione in Brasile, la malattia del ricco non è preferibile alla povertà, perché alla fine riconduce alla povertà. Attraverso lo sperpero delle risorse naturali, l'erosione del suolo e la scarsità dell'acqua. E qui c'è da chiarire una cosa. Sarebbe troppo facile spiegare quello che succede come una tensione tra ricchi e poveri. Chi va personalmente a deforestare, spesso, non è ricco né potente. Spesso si tratta di contadini che vedono in un pezzo di terra la possibilità di avere una casa e un orto con i quali vivere. E con queste persone il discorso di Bolsonaro funziona. Abbiamo provato a raccontare il punto di vista degli agricoltori e allevatori, ma nessuno ha voluto parlare con noi. Siamo anche andati a una manifestazione pro Bolsonaro, ma non siamo stati accolti nel migliore dei modi e hanno chiesto aiuto alla polizia per allontanarci. Purtroppo però questa narrazione e questa dinamica fanno molto comodo anche a chi dalla deforestazione può guadagnare senza sporcarsi direttamente le mani. Nell'ultimo decennio, le maggiori aziende di confezionamento ed esportazione di carne, come JBS, Marfrig e Minerva, hanno aderito a un protocollo volontario che diceva che non avrebbero più acquistato bestiame allevato in terreni recentemente deforestati. La stessa cosa è stata decisa per la soia. Ma qualcosa non torna. I satelliti non mentono e mostrano che la foresta continua a ridursi. Solo tra agosto 2018 e luglio 2021 ne sono scomparsi 34.000 km quadrati. E abbiamo capito che c'è un modo fin troppo semplice per nascondere il bestiame che arriva da terre recentemente deforestate. Basta spostare fisicamente il bestiame da un allevamento sporco a un allevamento pulito, in regola, prima di venderlo alle aziende di macellazione. Esse é o processo que a gente chama de gado fantasma. Esse gado estava numa propriedade que estava dentro de uma área protegida e para que ele pudesse ser comercializado, né, o proprietário passa o gado para essa propriedade. L'assurdità è che gran parte di questo riciclaggio del bestiame avviene allo scoperto. Tutte le indagini che hanno dimostrato l'esistenza di questo problema si basavano su registri pubblici brasiliani. Di una proprietà che in un mese ha 100 cabeças di gado, 2 mesi dopo passa a avere 1000 cabeças di gado. Quindi, di onde è che apareceu tanto gado? Assim? Só fare un cálculo. Ah, io ho tanto territorio, ma io vendo 1 milhão di tonnellate di carne? Ma come assim? Se la terra è piccola. Uno studio recente ha rilevato che milioni di bovini, circa 2/3 di tutti quelli esportati dal Brasile, sono stati per almeno un periodo allevati in aree protette. Il punto è che le grandi aziende controllano solo la legalità dei fornitori diretti, ma dei fornitori indiretti non sanno quasi nulla. E
questo è come dire che il denaro riciclato è pulito solo perché la banca dove è depositato non ha commesso nessun reato. JBS, ela foi acusada pela Justiça do Brasil que ela é fomentadora de deflorestação na floresta amazônica e na terra indígena. JBS sono le iniziali di José Batista Sobrinho, che nel 1953 inizia a vendere carne agli operai che costruivano Brasilia. L'azienda diventa il principale produttore ed esportatore di carne in Brasile e viene presa in mano dai figli gemelli di José, Joesley e Wesley. Ma nel 2017 scoppia uno scandalo contro di loro. Si scopre che hanno pagato tangenti per centinaia di milioni di dollari a partiti politici, banche e istituzioni per facilitare i loro progetti di espansione dell'azienda. A questo punto potremmo chiederci, ma cosa c'entriamo noi con quello che succede in Brasile? Anzitutto, solo nel 2020 l'Italia ha importato 48.000 tonnellate di soia dalla Rondônia e l'Unione Europea è il secondo maggiore importatore di soia dopo la Cina, ma non solo. Un quarto della carne importata dall'Unione Europea arriva dal Brasile e l'Italia è il primo importatore europeo di carne brasiliana. Il principale fornitore è proprio JBS. Tanto che lo scandalo del 2017 contro l'azienda brasiliana aveva colpito pure la Bresaola della Valtellina IGP. La Bresaola è prodotta quasi esclusivamente con carne di zebù brasiliano, portata in Italia congelata e sottovuoto e poi lavorata in Valtellina come previsto dalla certificazione di qualità IGP. Dopo lo scandalo del 2017, Rigamonti, il principale produttore di Bresaola italiano, si era accordata con Coldiretti per produrre la maggior parte della carne per la Bresaola direttamente in Italia. Oggi, sul sito di Rigamonti, si vede una linea separata per la Bresaola 100% italiana, ma si legge anche che la maggior parte della Bresaola è ancora prodotta con zebù brasiliano. Nel frattempo JBS ha comprato Rigamonti e altri produttori di carne in Italia. L'Unione Europea conosce il suo impatto indiretto sulla perdita di foreste e ha appena preso provvedimenti più seri contro l'importazione di prodotti legati alla deforestazione, che negli ultimi decenni ha distrutto principalmente le foreste tropicali sudamericane e quelle del sud-est asiatico, impegnate nella produzione di olio di palma. Os europeus me receberam muito bem, eles pretendem nos ajudar, mas essa ajuda eles têm que vir direto pro povo. A dicembre 2022 è stata approvata una legge che dice che tra un paio d'anni, per vendere qualcosa sul mercato europeo, si dovrà garantire che non sia legato alla distruzione o al degrado delle foreste. Questa nuova direttiva riguarda prodotti alimentari come carne, caffè, cacao e soia. Seguir o dinheiro, de onde está vindo o dinheiro, e tentar fazer um sistema que detecte onde se essa terra é legal ou não, legal que eu digo, ou ela foi adquirida e regularizada. Ma il problema con direttive come queste è, come sempre, la loro applicazione. Con il bestiame fantasma abbiamo visto il perché sia difficile garantire zero deforestazione in un sistema così pieno di scappatoie. Quello che ci hanno detto molti dei nostri intervistati è che servirebbero più incentivi per chi salvaguarda e protegge la foresta. Che i soggetti passino a essere valorizzati per mantenere la foresta di pé e che la lotta per la terra deixe di essere criminalizzata e sia vista come un problema sociale. Os povos indígenas vêm protegendo a floresta, mas nós não somos reconhecidos. Nós não somos reconhecidos. Ninguém faz nada. Só vai na estatística, ah, não, tá tudo bem, morreu, mas só isso. Já chega, nós temos que acabar com isso. Já chega. E a floresta sendo destruída, 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 destruída. Ed è vero che i prodotti animali, a prescindere da come sono allevati, se in un campo deforestato o in un allevamento intensivo a 26 piani, rimangono comunque i principali emettitori e inquinatori del sistema alimentare. Per esempio, le eruttazioni e gli escrementi dei bovini sono responsabili del 15% delle emissioni globali di gas serra. Se solo dimezzassimo il nostro consumo di carne e comprassimo solo da produttori a basso impatto, ridurremmo le emissioni fino al 20%. O que eu acho é que, então, enquanto não haver o boicote sobre esses produtos vindo de crime e assassinato dos povos tradicionais da Amazônia, é impossível frear esse desmatamento e esse assassinato. O consumo consciente, ele tem seu grande valor, né? Principalmente vindo da Europa. Il tema è che abbiamo bisogno di risolvere una questione culturale, quella che associa la carne rossa a un benessere, a uno status.
Questo grafico mostra bene che più le persone passano da una condizione di povertà a una condizione di benestanza, più aumenta il loro consumo di carne. E questo perché la classe media emergente riconosce nella carne, alimento storicamente visto come pregiato e inaccessibile, una dimostrazione di elevazione sociale. E quindi l'obiettivo sarà convincere la maggior parte delle persone che la carne prodotta industrialmente non ha niente di prestigioso. Ci sono altri cibi che non hanno niente di prestigioso o desiderabile. Il cibo spazzatura e le diete fuffa, che stanno compromettendo sempre di più la nostra salute. Per l'ultima tappa del nostro viaggio siamo andati in California, per vedere con i nostri occhi il paradosso per cui, a pochi metri di distanza, c'è chi soffre di malnutrizione per ragioni completamente diverse. One, two, one, two, three. When I saw my woman kiss another man, said I know, no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I got to ain't got no love, alone the blues again. Hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love.